Giancarlo Canepa, dopo diversi mandati da primo cittadino a Borghetto Santo Spirito, un passo verso la regione, perché? Ma innanzitutto perché, grazie a Dio, lascio un comune in uno stato nettamente migliore rispetto a quello in cui l'ho ereditato nel 2017, in cui versava in uno stato disastroso dal punto di vista finanziario. E poi perché, appunto, credo che dopo 7 anni di vicinanza al territorio abbia maturato la giusta esperienza per poter andare in regione e rappresentare quelle che sono le criticità della provincia di Savona. Cosa si può portare in regione dell'esperienza da sindaco? Ma innanzitutto portare a conoscenza di quelli che sono effettivamente i problemi del nostro territorio. E molto spesso, magari quando si va in regione, si tende un pochino a distaccarsi da quella che è la realtà del nostro territorio. Nel mio caso non accadrà perché dopo questi 7 anni in cui ho potuto, come dire, con mano toccare quelli che sono i veri problemi della nostra zona, sicuramente andrò a portare queste istanze nelle sedi opportune. Tra pochi giorni si vota, un appello a chi andrà alle urne. Ma l'appello è quello di votare con coscienza, soprattutto andare a votare, perché uno dei rischi di queste elezioni è che ci sia una bassissima affluenza. E la prima cosa che ci sarà da fare sarà quella di recuperare la fiducia della gente e ridare credibilità alla politica che purtroppo in questo ultimo periodo un pochino si è persa. E quindi io vi invito tutti ad andare a votare e possibilmente barare la scritta con scritto Lega Bucci Presidente e scrivere il nome Canepa e se volete aggiungere una preferenza femminile il nome Foscolo che è una persona che stimo molto e che sta facendo questo percorso insieme a me.